Buonasera, oggi prepariamo delle spigole al sale, una ricetta molto molto semplice e molto leggera. Per realizzarla ci serviranno un paio di spigole mediamente grandi, 3 kg di sale grosso, dell'olio extravergine, la buccia grattugiata di un limone, qualche spicchietto d'aglio, del prezzemolo, io non l'ho trovato fresco, l'ho preso surgelato, ma il risultato non cambia, e un paio di albumi d'uovo che monteremo a neve. Benissimo, per prima cosa prepariamo il condimento delle nostre spigole. Tritiamo il prezzemolo, tagliamo qualche spicchietto d'aglio e grattugiamo la buccia del limone. Ora le nostre spigole che sono eviscerate e sciacquate bene sotto l'acqua le riempiamo. Andiamo a riempire le pance con questo condimento semplicissimo, senza sale, senza olio, senza niente. Le mettiamo tutto il condimento nella pancia. Ecco qua, le spigole sono pronte. Ora prepariamo la crosta di sale. I due albumi li abbiamo montati a neve. Aggiungiamo 2 kg di sale grosso. E mescoliamo bene. Qualcuno lo insaporisce con del prezzemolo, io lo lascio così, il sale è molto semplice. Benissimo, prendiamo la placca del forno, la foderiamo con della carta forno, facciamo con il sale una base, un letto per le nostre spigole, spesso minimo mezzo centimetro. E ora le ricopriamo completamente. Le copriamo bene bene con il sale. Benissimo, ora che le nostre spigole sono perfettamente sigillate con il sale, le mettiamo al forno a 200 gradi per 40 minuti. Dopo 40 minuti di cottura si è formata una bella crosta di sale, è bello solido, adesso lo rompiamo e liberiamo i filetti del pesce. Ed ecco qua il risultato finale della nostra spigola al sale. È una ricetta molto semplice ma molto gustosa. Spero che anche questa vi sia piaciuta. Arrivederci.